Buongiorno amici del Resto del Carlino.it. Una sconfitta difficile da valutare, quella che il Bologna ha subito domenica scorsa a Parma. Un 2-1 finale per la squadra di Guidolin che ha lasciato molto l'amaro in bocca a Colomba, anche perché il Bologna del primo tempo si era reso protagonista di una gara davvero importante. Pur in formazione rimaneggiata nella zona difensiva, il Bologna aveva retto gli attacchi del Parma e poi era andato in gol con Mudingai in una bellissima azione verticale con rifinitura di Di Vaio. Era un Bologna davvero molto protagonista in quel momento, capace di fare grandi cose. Forse ha esagerato un po', si è concesso anche un peccato di presunzione, per cui quando la gara ha avuto le sue svolte maligne, il Bologna si è ritrovato con le pile scariche. Sicuramente ci sono delle grosse responsabilità che pesano sull'arbitro per il calcio di rigore di fatto inventato, calcio di rigore inesistente che è stato assegnato ad Amoruso, il quale per fortuna ha sbagliato il tiro. Però in quel momento il Bologna è rimasto in 10 per l'espulsione di Britos, dunque il danno è stato pesante su una squadra che aveva già subito il pareggio di Panucci ed era in palese affanno. A quel punto, quando Colomba ha cambiato le carte in tavola e ha fatto gli innesti che probabilmente avrebbe dovuto fare ben prima, tutto è stato inutile e a 5 minuti dalla fine il Parma ha trovato il gol della vittoria. Dunque un piccolo peccato di presunzione da parte del Bologna, che deve ritornare in fretta con i piedi per terra, deve dare spazio ai suoi faticatori, mi riferisco in particolare a Casarini, che potrebbe rientrare in squadra nella partita di sabato prossimo contro l'Atalanta alle 18. Sarà una specie di spareggio perché i nerazzurri sono a 3 punti di distacco dal Bologna e sono la prima squadra che al momento sarebbe virtualmente retrocessa se il campionato finisse oggi. C'è da dire qualcosa anche del mercato, perché Britos è stato richiesto dalla Fiorentina, mentre Vigiani e Tedesco vorrebbero cambiare aria perché sono sottoutilizzati da Colomba. Sono operazioni di segno diverso, mi auguro che Britos rimanga in rossoblù, anche perché è uno dei pochi giovani emergenti che attraverso una lenta gavetta è riuscito a guadagnarsi spesso anche i galloni di titolare, mentre Vigiani e Tedesco, se davvero sono sottoimpiegati, potrebbero cambiare aria per consentire poi al Bologna di muoversi sul mercato. Come sapete non ci sono denari in cassa, dunque le operazioni arriveranno solo attraverso cessioni che possano poi permettere l'acquisto di nuovi giocatori. E poi il Bologna ha in congelatore il talento di Appia, che speriamo sia disponibile soprattutto dopo la Coppa d'Africa per dare una mano in questo delicatissimo campionato.